Al Nuoring Festival di Courmayeur siamo con Dario Argento, parliamo di Paura, la sua autobiografia. E io, come sempre, anticipo che quando intervisto il maestro Dario Argento non sono un giornalista, non sono un critico, sono un fan e quindi dovete sopportarmi come tale, che ho vicino per me il più grande regista esistente, per cui io lo dico, lo so, sono di parte, ma questo è il fatto. Io Paura l'ho letto, ovviamente, l'ho letto appena uscito e devo dire, da lettore, da fan di Dario Argento, ma anche semplicemente da lettore, se volessi esserlo distaccato, è un'autobiografia interessantissima, perché tu qui non solo fai un excursus su tutti i tuoi film, la tua filmografia, come hai lavorato sui diversi film, eccetera, ma contemporaneamente parlando della tua vita nei vari momenti e quindi come anche la tua vita ha influenzato i tuoi film, e quindi questa commissione è davvero molto interessante, come è interessante anche un regalo che poi fai fan, perché in questo tu ci racconti anche come lavori, come ti piace lavorare, dove, io adesso non anticipo nulla ovviamente che va letto il libro, però dove, in che momenti, come, quindi ecco, volevo sapere per fare tutto questo come è ripartito. Ma questo, io in questo libro racconto la mia storia da quando avevo 4 anni fino agli anni recenti, e quindi parto da lì, parto da mia storia, anche come regista, parte da quando ero bambino, da quando avevo 4 anni, le prime impressioni, le prime emozioni, i primi film strani, bizzarri che ho visto, le prime emozioni, le prime letture fondamentali come Edgar Allan Poe, come Lovecraft, che mi hanno molto impressionato. Quindi questa è la mia storia poi. Senti, beh, è difficile scrivere una autobiografia, aprirsi, che tu ti apri tantissimo. Io adesso, ripeto, vorrei non anticipare nulla, che vorrei veramente lasciare a tutti la sorpresa di leggere il libro, però diciamo che già dall'incipit si resta abbastanza senza fiato per quello che tu racconti anche di te, di quello che hai attraversato nella tua vita. Quindi ecco, volevo sapere quanto e se è difficile aprirsi in questo modo. Ma io quando ho cominciato a scrivere questa autobiografia mi sono ricordato di aver letto molti anni fa l'autobiografia di Ingmar Bergman, nella quale lui si apriva in un modo spudorato quasi, raccontava per esempio che quando era ragazzo aveva simpatie naziste, i suoi amori terribili, i suoi brevi con le tasse, con i soldi, insomma, raccontava con molta, molta schiettezza. Pensato che quando uno scrive un'autobiografia la deve raccontare tutte le cose, belle e brutte che sono accadute, senza censurarsi, ma raccontandole sinceramente, se no non ha senso scrivere un'autobiografia. Senti, l'hanno letta Fiore Asia, la tua. L'hanno letto il libro? Che ne pensano? Si sono arrabbiate di tutti i dettagli? No, non, Scherzando. sì, non, no, non, veramente non abbiamo parlato. No, addirittura. Però Sì. pensi che insomma hanno avuto modo di leggere. Certo che hanno avuto modo, sì, ma poi non ne parlo, non parlo male, ma racconto le storie. No, 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 non ovviamente no, non intendevo che ne parli mai, anzi figuriamoci, diciamo anche che traspare una figura di Dario Argento anche molto sentimentale, perché comunque si sente l'amore che, tutto quanto l'amore che provi per la tua famiglia, per le tue figlie, anche per insomma, le tue ex, quindi traspare un tuo aspetto che è anche quello sentimentale. Sì, certo, perché bisogna dire la verità, bisogna dirla. Io ho raccontato quello che sono, ho raccontato le mie solitudini, il mio anche piacere della solitudine, il gusto di essere solo, di poter ragionare da solo davanti ai fatti, agli avvenimenti. Ho raccontato tutto, anche le parti più imbarazzanti della mia vita, momenti difficili che ho avuto, momenti in cui sono caduto, in cui mi sono ripreso, insomma, ho raccontato un po' tutto.
Senti, raccontando tutto, racconti anche all'inizio quando facevi questo lavoro, questo intendo il mio, di parlare di cinema, di scriverne, sono passati degli anni, che secondo te attualmente che cosa è cambiato nel mondo del giornalismo? È sempre lo stesso, parlo del giornalismo cinematografico, come ci si rapporta agli autori, tu a volte ti arrabbi per come forse noi, io mi ci metto di mezzo anche se io sono... Insomma, a me piace amarli i film, però ecco, ti arrabbi a volte per come forse è il rapporto dei giornalisti, dei critici verso gli autori, verso i film. No, ma loro è cambiato, perché oggi un film viene liquidato in poche righe, specialmente sui settimanali, sui quotidiani, viene in poche righe, si racconta la storia, si parla di attori e fine. Invece andrebbe esaminato, perché un film ha tante cose, c'è un'estetica, c'è uno stile, c'è un modo di muovere la macchina da presa, un modo di recitare degli attori, che tutto andrebbe un po' esaminato, penso. Certo, e tra l'altro c'è anche, almeno nei tuoi film, quello che si vede è che ogni film tu lo hai come dire, vissuto intensamente dall'inizio alla fine, cioè non è soltanto il lavoro, come magari si può pensare un regista fa un lavoro tecnico, si mette lì, prende una sceneggiatura dietro una macchina, tu li hai proprio vissuti anche con l'ansia di costruirli fin dall'inizio, di viverli con il pubblico nel momento in cui uscivano. Volevo sapere se ancora oggi, quando esce un tuo film, lo vivi ancora con tutta questa emozione, questo carico di passione che porta. Sì, sicuramente ci sono. Un film è un momento della tua vita importante, dove hai passato alcuni anni magari, e quindi fa parte della tua esistenza. Come tale, appunto, lo segui con amore, con partecipazione, anche con emozione. Senti, ma è più difficile ormai in Italia fare film di genere, cioè si lavora meglio con gli americani che ti danno più spazio. Volevo capire questo aspetto, perché in Italia, per esempio, ecco, Dario Argento non riesce più ad avere la possibilità di liberarsi come faceva una volta in pieno. Ah, perché prima cosa perché ci sono meno soldi, e questa è una cosa importante, per cui sono pochi soldi a disposizione per fare i film. Un tempo c'erano di più e quindi si poteva fare meglio. E poi perché appunto il cinema italiano ormai si è adagiato su una serie di tematiche che sono le commedie, dalle quali non se ne esce, dalle quali non se ne riesce a uscire. Quindi in realtà con gli americani è più facile, anche se è un po' più difficile, perché poi loro mettono bocca. I produttori americani mettono molto bocca su tutto, su come giri, come fai, le scene, gli attori, su tutto. In modo io me la riesco a cavare con loro. Io so che tu adesso hai un progetto in corso, tra l'altro col crowdfunding, che adesso è una cosa che va molto, cioè il farsi finanziare su internet dai fan, dal pubblico, eccetera. Volevo sapere se ci puoi raccontare quello che ci puoi raccontare di questo progetto, perché ero interessato proprio a questo aspetto anche del crowdfunding, di cui adesso si parla molto, e soprattutto in America ci si lavora molto. Sì, infatti il film è di coproduzione americano e canadese, quindi loro mi hanno proposto il crowdfunding. Mi interessa il crowdfunding perché, oltre per quanto perché si possono trovare dei soldi che possono servire poi a fare il film migliore, ma anche perché è un modo di raccogliere tutte le voci di tanti fan che magari dicono la loro sul film, sulla storia, su me stesso, sul mio stile, e quindi è bello che si riunisca questa comunità, si riunisca e possa parlare. Io sono molto felice
di poter avere questo colloquio con i miei stimatori o no? Senti, è un ritorno all'horror? Ma mezzo horror, mezzo giallo. Senti, però la sceneggiatura, questa non è tua, vero? Stai lavorando su una sceneggiatura già? Sì, una sceneggiatura americana, sì. Ma tu hai voglia di tornare a scrivere dopo l'autobiografia una sceneggiatura di un film e poterlo poi realizzare tua? Ma io nasco come sceneggiatore, quindi sono... Sì, sono... Quando succederà sarà molto piacevole per me tornare a scrivere una sceneggiatura. Quindi non ce lo dici se ti stai già rinchiudendo in qualche casa ostia a scrivere la notte? No, no, intanto sto preparando questo Sandman che farò con la prossima estate, poi dopo Dio ve lo dà. Vabbè. Noi ringraziamo Dario Argento che qui a Courmayeur è di casa, cioè, tu l'hai detto, questo festival no, lo senti molto tuo, ti trovi bene? Sì, sì, certo che mi è di casa, sono di casa qui, quindi sono molto felice di ogni volta di rincontrare tutti i miei vecchi amici. Dici, da 24 anni c'è questo festival, accidenti, cioè, non sembrerebbe. Ringraziamo Dario Argento, ricordiamo che è edito da Einaudi. Paura, che è la sua autobiografia. Io mi sento di consigliarvelo, faccio pubblicità, adesso vi salutiamo e io mi faccio autografare la mia copia. Grazie, ciao. Dai. Ciao.